format di questi incontri è molto semplice. Benvenuti. È molto semplice, a parte abbiamo deciso dei divani così potete mettervi uno da una parte e uno dall'altra, non così potete i vicini volete stare. Vicini. E lì c'è l'ombra di Cesare che è molto semplice il format, abbiamo scelto un massimo esperto del personaggio o del tema e il massimo archeologo di quell'epoca o di quel manufatto, di quel monumento, e poi un intermezzato da una attore o attrice che leggerà brani di documenti dell'epoca. E io voglio ringraziare la nostra prima attrice di questa stagione, che è Maddalena Crippa, per aver accolto l'invito. Non mi resta che augurarvi buon disvelamento nella città, i cui sventramenti, anche come dolorosi, ricordiamoci che Mussolini è stato un gran picconatore, però ci ha poi fatto, insomma, non solo lui, che alle distruzioni seguono anche delle scoperte e disvelamenti importanti per comprendere chi siamo meglio. E l'ultima cosa, prendendo in prestito un verso da Patrizia Cavalli, ricordatevi che questo teatro è un sempre aperto teatro. Grazie. Ringrazio per la affluenza, la partecipazione e la curiosità, l'amore per il sapere di tutti i cittadini e non che sono qua, e ringrazio il teatro, la sovrintendenza che mi ha permesso di esporre il lavoro di questi anni, l'ultimo lavoro, perché l'area sacra di Largo Argentina è stato un crogiolo di studi, ricerche e di interventi archeologici fin da quando fu scoperta negli anni 20, pensate, ormai siamo in tempi lontani. E ringrazio il sovrintendente che mi incaricò per primo di questo, il professore Eugenio La Rocca, con l'avvicendarsi degli assessori, dei sovrintendenti. E mi fa piacere ricordare che l'attuale assessore, la dottoressa Marinelli, dovette subire le mie incursioni quando era qui nel teatro, nelle cantine, perché già da allora ero alla ricerca dei cosiddetti muri, sassi o componenti di tutta l'area, che sono, è bene ricordarlo, ancora sotto gli edifici che bordano quella che vedete al di fuori, con una recinzione purtroppo rovinata da atti vandalici. E colgo l'occasione per ricordare che il patrimonio è un patrimonio dei patres, cioè dei nostri antenati, ma è anche nostro, e quindi ci lamentiamo sempre delle rovine, eccetera, ma purtroppo occorre dire che tutti i luoghi archeologici e monumentali sono sottoposti a continui atti di vandalismo. E quel bordo che voi vedete, che sarà risistemato in una nuova, secondo un nuovo progetto che sta elaborando la sovrintendenza e che è della nostra direzione tecnica, l'architetto Maurizio Anastasi, che ringrazio anche per l'assistenza continua, la presenza come RUP al cantiere. E ringrazio soprattutto il professor Filippo Quarelli, che è stato per noi tutti archeologi, e lo è ancora, una luce, perché insieme ad un gruppo di intellettuali ha impostato un nuovo modo di vedere l'archeologia, che coniuga storia con quella che noi chiamiamo ricerca della materia, quindi l'archeologia materiale, e soprattutto fa di questa disciplina, che è una disciplina recente, una scienza in qualche modo. Sapete che c'è sempre questa idea dell'archeologo sognatore, umanista. Siamo sognatori, siamo ricercatori di un mondo passato, ma per realizzare, spero, un buon presente e per un'evoluzione che l'uomo senza cultura e senza ricerca non credo possa mai avere.
E proprio a questo dovette mirare l'archeologo Marchetti Longhi, al quale si devono i primi scavi sistematici, anche se non stratigrafici, vedremo dopo cos'è la stratigrafia, nell'area sacra di Largo Argentina. Voi vedete qui, vediamo l'area di Largo Argentina dalla parte del teatro, quindi vediamo la parte retrostante dei quattro templi che si vedono, ma che erano occultati fino agli anni 20 da una serie di edifici medievali. Si vedevano dei cortili con delle colonne e c'era una chiesa, San Nicola dei Cesarini. Nel muro del cortile di questa chiesa era ben visibile una serie di colonne che sono le colonne poi svelate dell'attuale tempio cosiddetto rotondo, e vedremo che non è tanto rotondo, è rotondo ma in parte, il cosiddetto tempio B. Questi edifici medievali dovevano essere abbattuti per costruire un altro isolato più prestigioso, al pari di tutti quelli che bordavano questo grande spazio con la chiesa ormai non più in uso, e guardate, si chiama San Nicola dei Cesarini. Gli antichi pensavano che ci fosse il Genius Loci, d'altra parte noi siamo nel teatro di Roma. E sapete che Pompeo costruisce il primo teatro in muratura, un'opera magna, la vedremo dopo, e quindi questo Genius Loci esiste perché Roma è una città con una serie di strati e di livelli che si pongono come destinazione d'uso degli edifici fino a un certo punto, sicuramente, come monumento, cioè come fortezza del ricordo, come punto tangibile, questo era il monumento, dell'antico, del passato, come celebrazione di quello che c'è stato, e si avvicendano a volte con rispetto, a volte no, ma mantenendo questo livello di memoria. Ed è per questo forse che Roma è una città così composita, ma anche così riconoscibile, ancora nella struttura che è quella antica, nonostante poi la parte, per antico intendo classica, la parte medievale, rinascimentale, barocca e poi anche contemporanea, perché c'è anche del contemporaneo, molto forte. Diciamo che il nucleo, il rispetto degli ambiti si è mantenuto. L'archeologia si inserisce in questo, è una nuova disciplina, comincia però già dai tempi antichi. Gli scrittori che scrivono del periodo di Cesare sono in realtà un po' degli storici archeologi, perché vanno ad indagare su eventi. Noi sappiamo che abbiamo le fonti in parte contemporanee, ma per quanto riguarda la storia di Roma antica noi cominciamo ad avere delle fonti dal III secolo a.C. Prima non sappiamo la parte della Roma dei Tarquini, la Roma dell'Alta Repubblica, ci viene data dalle fonti successive. E allora l'archeologia invece come scienza nuova cerca di collegare i racconti degli storici successivi o contemporanei e di ritrovare il dato, di vedere cosa è rimasto e se quello che abbiamo può confermare e contestualizzare questo ricordo. Quindi torniamo agli anni 20, questi isolati vengono demoliti, l'archeologo Marchetti Longhi immediatamente comprende, e a lui si deve l'addizione di area sacra, che si tratta di un importantissimo luogo, riconosce subito quattro templi, ha difficoltà a collegare il tempio con la divinità alla quale il tempio è dedicato e li chiama con le lettere dell'alfabeto, le prime A, B, C e D. Il tempio A era il tempio che vediamo da nord, e il B, il secondo, quello rotondo, C, il tempio che stiamo vedendo qui. È un lavoro molto importante, comincia lo scavo, ma ahimè gli viene suggerito di fare presto perché bisogna costruire.
sorte continua dell'archeologia. Marchetti Longhi non si perde d'animo, annota minuziosamente su tutti i suoi diari le scoperte, comprende l'importanza, l'unicità, la singolarità del luogo e si arriva a scrivere una supplica a Mussolini, al Duce. Chiede al Duce di risparmiare quest'area per il valore fondamentale che ha per la città di Roma. E Mussolini aderisce a questa richiesta e inaugura l'area. Ci sono delle foto dell'Istituto Luce in cui si vede Mussolini che vedrete dopo, taglia il nastro per l'inaugurazione un po' affrettata dell'area. Cosa succede? Che l'archeologo Marchetti Longhi pubblica, studia nel corso degli anni. E anche questo va detto, l'archeologia si deve poi confrontare, cioè lo scavo, noi siamo abituati a vedere Indiana Jones che scava e trova tesori inenarrabili, nessun archeologo di solito ha questa sorte, l'archeologo scava, controlla il terreno, elabora gli studi, li trasferisce e cerca di fare sintesi, possibilmente come stiamo facendo noi oggi, in questa prima esposizione che vi prego di ritenere una esposizione di lavoro, di comunicazione, perché altri studi dovranno essere fatti, anche se intendiamo aprire l'area molto presto, perché il progetto è finito di valorizzazione, dovrà essere attuato, ma in questi anni abbiamo lavorato in team cercando di fare in modo che gli studi andassero insieme al lavoro di progettazione e di rilievo. E Marchetti Longhi lascia in sospeso delle cose. L'area viene aperta parzialmente, poi qualcuno durante una visita, peraltro molto difficile da eseguire perché l'area è complessa e andrà documentata, supportata con elementi didattici ma anche ricostruttivi, cade e l'area si chiude definitivamente. A questo punto il professor La Rocca, allora sovrintendente, cerca dei fondi, riusciamo ad ottenerli per la metro C. La società Arcus dà a Roma Capitale, allora Comune di Roma, la sovrintendenza, dei fondi che servono a studiare, a mettere in sicurezza i monumenti e a valorizzare l'area. Si fa un piano di valorizzazione, la valorizzazione è il punto di arrivo di uno studio. Lo studio è un momento fondamentale per l'apertura di un monumento e anche qui una nota, mi consentite, quella che quando ci occupiamo dei monumenti aperti e chiusi, che pure la sovrintendenza e l'assessorato e Roma Capitale credo che abbiano tenuto il più possibile aperti rispetto a tutte le città del mondo, è il caso di dirlo, noi ci preoccupiamo di questa continua apertura, fruizione, ma mai qualcuno si è preoccupato del lavoro che c'è di studio e di elaborazione per consentire a chi arriva di comprendere cosa vede e di poter essere sicuro di quello che vede. Il lavoro di Marchetti Longhi viene ripreso e prima del progetto in team viene elaborato un piano che sia di tipo nuovo e credo che questo lavoro che qui si presenta sia un lavoro un po' sperimentale anche, perché abbiamo cercato di non, e dico abbiamo perché io sono portavoce e primus inter pares, perché ho presentato questo lavoro, ma il lavoro è frutto di una collaborazione con una serie di allora ragazzi, quasi tutti laureandi, dottorandi, ora uomini e donne maturi, a cui devo assolutamente, ciascuno per la propria formazione, questo lavoro, condiviso anche nei saggi di scavo, anche nelle ricerche. Ecco, vedete qui i nomi, sono tutti i nomi e tra questi lo staff, a parte la sovrintendenza, la direzione tecnica, lo staff che si compone di archeologi di grande valore, che vedete sono il gruppo di studio, la dottoressa Bognandi, Caprioli, D'Ambrosio, Mancini, Alberto Sarcina e la dottoressa Vigna.
con loro ho passato giorni e giorni e abbiamo, come fanno gli Indiana Jones, sofferto la calura dei 40 gradi nel buco di Largo Argentina, noi lo chiamiamo così, e il freddo rigorosissimo di questi ultimi anni e le piogge che risalgono continuamente dal terreno argilloso. Il lavoro ha consistito in una serie di riprese dei diari di Marchetti Longhi. Abbiamo elaborato un progetto che potesse tener conto dei punti critici. Perché? Volevamo conoscere, uno, cosa ci fosse nell'area prima del periodo cesariano, cioè a che cosa si riferissero quegli imponentissimi resti che già l'archeologo allora diceva essere riferiti a queste strutture sacre. E qua vediamo il tempio più antico, è il cosiddetto Tempio C, è un tempio gigantesco, voi vedete, che presenta una muratura, quei blocchi che vedete lateralmente sono i blocchi del podio. Il tempio, i templi antichi si fondano direttamente sul terreno argilloso, cioè sul terreno vergine in questo caso, non hanno quasi mai platee di fondazione, e questo è il caso di questo tempio, che aveva un podio molto alto, quindi era imponentissimo. Le sue dimensioni, la larghezza, si avvicinavano ai 30 metri ed aveva probabilmente una scalinata altrettanto alta. Cosa significa questo? Significa che il culto aveva una grande rappresentatività e il tempio era un tempio di importanza vitale nel cuore di Roma. Di che periodo? Del IV secolo avanti Cristo. Infatti la muratura in tufo, il tufo che voi vedete, noi distinguiamo i tipi di tufo utilizzati nei templi antichi, sapete che poi ad un certo punto, soprattutto in età imperiale, si comincia ad usare il laterizio, cioè i mattoni, e poi il marmo. Invece l'età repubblicana, l'età arcaica, sono contraddistinte dall'uso di questi grandi blocchi di tufo che erano anche delle mura che cingevano la parte centrale, il cuore di Roma, i colli di Roma, no? Più importanti, e che erano appunto poi anche utilizzati per tutte le costruzioni. Questo tempio ha questi blocchi che sono gli stessi delle mura di Roma del IV secolo e che si contraddistinguono proprio per l'antichità. Ma all'interno della cella, perché quello è il muro esterno, sopra la scalinata, la parte che vedete longitudinale è il muro della cella, e nel tufo, che si chiama usualmente di Grotta Oscura, e Grotta Oscura è un luogo vicino Veio. Sappiamo quindi che prima della caduta di Veio era una città etrusca nemica di Roma, questo tufo non poteva essere usato a Roma. Perché? Perché non poteva essere cavato. Questo ci dà un terminus, vuol dire che il tempio viene edificato probabilmente a cavallo di questo periodo, perché dentro la cella si è trovato tufo ancora più antico, il cappellaccio, viene fatta una muratura esterna, vedete in quei blocchi che abbiamo detto grandi, il podio, che aveva poi una pavimentazione, e la cella, che si distaccava con una peristasi molte volte, cioè un luogo dove si camminava colonnato, e nella cella, la cella era soltanto per i sacerdoti, per i riti speciali, e era collocata nella cella la statua della divinità o ricordi della vita della divinità. E tutto
tutta la parte superiore del tempio, in questo caso, la dobbiamo immaginare lignea di legno, arricchita con lastre ed elementi architettonici di ceramica colorata molto spesso. Abbiamo trovato, peraltro, e dopo li vedremo negli scavi, questo tipo di ceramica. L'importanza di questo tempio è quindi evidente. E subito l'allora archeologo Marchetti Longhi si domandò di chi fosse, a chi potesse essere dedicato. Si deve al professor Quarelli e ad altri studiosi poi che hanno seguito l'identificazione con Feronia. Noi abbiamo in questi anni cercato di lavorare per comprendere la tipologia del tempio, il tipo di architettura, i materiali usati, confermare le datazioni. Meno abbiamo potuto lavorare, perché il lavoro viene dopo, all'identificazione, in quanto i materiali che sono stati restaurati per la gran parte sono in corso di studio. Però in questo caso credo che si possa assolutamente confermare la pertinenza, la dedica del tempio alla divinità cosiddetta Sabina di Feronia. È una divinità che risulta già nei calendari, nelle fonti più antiche, in campo. E quindi ecco un altro punto. Noi ci troviamo dove? Nel campo Marzio, detto Marzio più tardi. La prima edizione è in campo. Marzio perché c'era la grande ara dedicata a Marte. E questo chiarisce anche l'importanza del luogo. Quando dunque, gli antichi, noi abbiamo tanti templi, no? Ci si domanda perché. Gli antichi erano religiosi, anche, come diremmo noi, superstiziosi, con un termine, con un'accezione negativa. Invece la superstizione era un modo di affrontare le cose e di dare a coloro che avevano l'autoritas e quindi il potere la capacità di dialogare con le forze supere, cioè con una realtà che trascendeva la plebe, la incapacità di avere un pensiero alto, cioè coloro che venivano a coprire i posti più importanti erano favoriti dalla fortuna e vedremo l'importanza di questo nome, ma soprattutto erano designati sia per la nascita. Vedete, noi abbiamo scoperto la psicanalisi, no? In cui si dice che l'educazione è importante. Gli antichi ritenevano che l'educazione fosse importante, ma il rigore, l'impegno, l'impegno sociale, civico e soprattutto la correttezza, l'osservanza delle regole. A questo punto il campo è un'enorme pianura e in questo campo, che è di tipo alluvionale, si succedevano dei livelli continui di acqua dovuti alle alluvioni. Feronia è una divinità che ha la sua sede, non sappiamo se la prima o la seconda rispetto a Roma, a Lucus Feronie in Sabina. Lì c'era un enorme tempio. Questo grande sacro tempio è un tempio che ha a che fare con la natura selvaggia, la vita agricola, e a Feronia sicuramente sono dedicati tutta una serie di tempi nell'Italia centrale che chiariscano il ruolo di questo luogo rispetto alla presenza a Roma dei Sabini. E infatti le prime tre tribù genetiche includono i Sabini, i Tizies. Vedete, l'attribuzione a Feronia è anche legata alla presenza di questa immagine che abbiamo trovato, che Marchetti Longhi ha trovato negli scavi, e che ha la capra, e nel campo Marzio c'era la Palus Capre, molto, quindi forse un riferimento a questo luogo anche agreste, con un diadema, una corona di melograno. Il melograno è una pianta che
parla al colore del sangue, ma anche della passione e quindi della fecondità. È una pianta che si collega a tutte le divinità feconde e soprattutto a coloro che hanno la capacità di morire e rinascere. Anche il colore poi sarà, è in Grecia, di Dioniso, è un colore però che è legato al matrimonio. Il matrimonio antico aveva il colore rosso come colore di preferenza. Si intrecciavano ghirlande di melograno proprio per il matrimonio. Quindi Feronia è una divinità materna, agricola, probabilmente sabina. Il culto viene usualmente riferito ad una data, cioè di voto del Tempio, che dovrebbe essere quella posteriore al 290 avanti Cristo, ma sicuramente il Tempio è più antico e abbiamo già qui un dato rilevante. Cosa vuol dire? Che se ammettiamo che si tratti di Feronia, la divinità, la parte sabina molto forte a Roma, è sicuramente già presente e anche se al di fuori del pomerio il culto è un culto quasi esterno, può avere il suo grande tempio in questa zona. Poi si conserverà una moneta più tardi. Noi abbiamo guardato attentamente questo tempio e questa è una pianta per farvi vedere come si è lavorato. Quei puntini che vedete sono le quote di cui parlavo prima, che abbiamo preso delle altezze di ogni singolo elemento sul terreno. Vuol dire che noi, guardando il terreno, abbiamo la capacità di dire a che livello, rispetto al livello del mare, quindi quota assoluta, è ogni singola presenza. E quindi noi risaliamo dal primo livello, quello sul terreno vergine, fino al livello medievale. Infatti l'area subì notevoli trasformazioni, fu molto trasformata da, vedremo, Domiziano. Subì infatti un grave incendio l'area, e un incendio del 111 avanti Cristo. C'era questo enorme tempio dedicato a Fortuna, scoppiò il grande incendio che le fonti ci riferiscono, un enorme danno per tutte queste strutture. Di questo abbiamo un eco nel fatto che si rifece una pavimentazione, anzi si fece una pavimentazione squadrata di tufo, che qui è stata riportata, vedete la pavimentazione posteriore al 111 avanti Cristo, e qui abbiamo visto quindi che il tempio si mantiene costantemente simile abbastanza a se stesso, cosa rara, fino al periodo posteriore al 111 avanti Cristo. Negli scavi è stato trovato, importantissimo, un'ara. Queste sono le lastre, come vedete, pavimentali della piattaforma del tempio. Andiamo avanti con la diapositiva. Ecco, questa è una cosa molto importante. È un'ara in peperino che è orientata, i templi, non l'ho detto prima, sono orientati secondo i punti del cielo, quindi est-ovest, e tutti i templi dell'area sacra sono orientati secondo gli assi celesti, perché gli antichi avevano l'idea che ad ogni evento dovesse corrispondere un consulto con le divinità, che spettavano peraltro ai patres, ai senatori, all'aristocrazia, alla nobilitas poi, cioè quella parte della città che divenne un'unione tra plebei e patrizi, finalmente, riferendosi alla capacità culturale, alla possibilità di emergere rispetto alla massa. E qui vediamo quest'ara, che è un'ara con iscrizione, un'iscrizione che gli studiosi datano, non sempre è possibile riconoscere il personaggio in un solo personaggio, perché la forma del nome con il prenomen, nomen, cioè il gentilizio e il cognomen, è molto spesso simile. Questo è un Aulo Postumio Albino, che si dice Auli Filius, Auli Nepos, ricorda
l'importanza dei suoi antenati. Infatti noi sappiamo che c'era stato un Aulo Postumio Albino del 242 molto importante. Questo invece è probabilmente un duovir, qua gli studiosi non sono concordi, personalmente ritengo che possa essere questo, non concordemente col professor Quarelli, riferirsi al 181, al console del 181, poi decaduto da console, e che dedicò quest'area al 175 avanti Cristo. Pensate l'importanza. Ricorda di aver rifatto l'altare in base ad una legge pretoria. Di questa legge sappiamo molto poco, non sappiamo niente, e però è importante vedere che questo altare, che è stato trovato occultato da un muro antico, doveva essere tenuto come reliquia, come memoria sacra dell'area. Andiamo ancora avanti. Ecco, e passiamo al Tempio B, cioè quello rotondo, cosiddetto rotondo. Stiamo parlando di questi templi perché quest'area sacra è l'area dove poi verrà luce la curia di Pompeo, ed è un precedente importantissimo perché, come stiamo vedendo, le scoperte archeologiche ci raccontano l'importanza proprio politica, perché tutti questi personaggi di cui stiamo parlando e le divinità a cui essi si riferiscono sono i personaggi fondamentali dello scenario dei primi secoli della Repubblica, che vede continuamente affrontarsi Roma, che diventa una grande potenza, con tutte le popolazioni del Lazio e dell'Appennino, se è vero, come dice uno storico di terzo secolo avanti, che praticamente Roma è il Lazio, è la zona appenninica, il centro d'Italia. E il Tempio B, sappiamo ora che è dedicato, ma lo sapeva, l'aveva già scoperto uno studioso francese, ed è dedicato alla fortuna Uiusce Diei, cioè la fortuna del giorno presente, di questo giorno, in memoria di un grande evento, cioè la vittoria che Quinto Lutazio Catulo, console con Gaio Mario, ottiene a Vercelli sui Cimbri. Siamo alla fine del secondo secolo il console è console nel 102 insieme a Gaio Mario, avanti Cristo ovviamente. E, c'è un racconto meraviglioso di questo che ci fornisce Plutarco. Ci dice che Mario, che sapete era un popolare, era un uomo rude, cioè ci viene descritto così, aveva come collega un personaggio intellettuale, assolutamente filogreco, erudito, tanto che ne abbiamo di lui delle poesie, degli epigrammi, e era parte di un circolo molto intellettuale, eppure faceva il comandante. Ci ha lasciato degli epigrammi di tipo erotico, omosessuale, e di raffinatezza incredibile. E questo Quinto Lutazio Catulo dovette avere una vita molto travagliata, perché si racconta che l'hanno mandato a tenere a bada le popolazioni appunto germaniche. Mario stava combattendo contro i Teutoni, lui contro i Cimbri non ce la fa a tenerli a bada al Brennero. E finalmente, anche con l'aiuto delle truppe di Mario che sopraggiungono, sconfigge i Cimbri nella battaglia di Vercelli. E, a questo punto sappiamo che Mario va verso il pericolo invocando la fortuna di se stesso. Invece Lutazio Catulo promette a fortuna di quel giorno, se sei benevola con me ti prometto che ti farò un tempio. Questo ci dice tutto quello che c'è dietro questo mondo così travagliato, che poi aprirà la strada a Cesare e a Pompeo. C'è una Roma in divenire, dove si alternano poteri forti, dove le fazioni si fanno sempre più consistenti, e dove Lutazio Catulo è in qualche modo l'intelligenza, ma un po' come sempre succede agli intellettuali, agli studiosi, in un circolo esclusivo, con delle idee totalmente greche. Ricordiamo che si parla greco, che tutti parlano greco, gli eruditi, i consoli, i generali, il senato ovviamente,
ci si esprimeva in greco e quinto Lutazio Catulo cosa fa? Vota alla fortuna un tempio che è un tempio, vedremo, che coniuga il mondo greco con il mondo italico che ancora resisteva. Mette questo tempio proprio accanto al grande tempio che avete visto prima, il tempio C. E mentre c'era già un tempio, il tempio A, il primo da nord, che abbiamo visto prima, dove sorge là la chiesa San Nicola dei Cesarini, per il quale è molto controversa l'attribuzione, ma che sappiamo che è stato costruito subito dopo il tempio C. A noi interessa questo tempio B, sul quale abbiamo incentrato i nostri studi in modo particolare, soprattutto ha lavorato moltissimo l'equipe del professor Pensabene con noi della sovrintendenza, la dottoressa Caprioli e il dottor Sarcina, gli scavi li abbiamo condotti insieme praticamente, e sotto questo tempio c'è una cosa singolare, ci sono dei filari, cioè dei blocchi in tufo di cappellaccio. Il cappellaccio è il tufo più antico, si chiama così perché il caput è la parte alta del palatino, un cuore di città, veniva estratto ed è usato per le architetture più antiche. All'interno, nella parte sottostante, al livello della quota vergine, che è 8,80 m, ci sono questi blocchi di cappellaccio, probabilmente un antico altare o una struttura, non è il temenos, cioè non è il recinto del tempio, che si riferisce ad un culto molto antico che si voleva conservare. Infatti, vediamo la diapositiva con l'acqua di prima, se possibile, torniamo indietro, vediamo qui la quota archeologica. La parte della cella, eccola, vedete, questi sono i sotterranei, ora non visibili, si va per una botola e guardate l'acqua devo dire, risale continuamente, forse ci sono delle fonti anche, abbiamo pensato, sotterranee, stiamo analizzando il tutto. Questa è la parte in incerto della cella, diciamo, è rotonda, come abbiamo detto, c'è un intercapedine e il muro esterno del tempio, la cella è nella parte sottostante e finisce esattamente dove si innestano i muri esterni del tempio che hanno le colonne, funge anche da base delle colonne. Di questo tempio va detto che la struttura che abbiamo indagato ci mostra come sia un tempio non del tutto rotondo, rotondo per una parte, ma poi con una parte anteriore su 9 gradini che ha un avancorpo rettilineo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che probabilmente Lutazio Catulo è un uomo nuovo, però nonostante costruisca una tolos, un edes, non riesce a costruire un tempio del tutto diverso da quelli che c'erano, lo fa molto alto e fa in modo che il suo prospetto, essendo il tempio della statua del Dio, abbia una parte con la trabeazione rettilinea, mentre la parte dove verrà la cella, verrà ospitata, la parte esterna, la statua, il grande acrolito di fortuna, è invece rotondeggiante. Andiamo avanti, qui vedete dei particolari, delle planimetrie, abbiamo evidenziato tutte le azioni, questo è una cosa molto importante, sono stati fatti i carotaggi di tutta l'area, così abbiamo lo stato effettivo delle alluvioni con sabbia, limi, tutto evidenziato e conosciamo a menadito l'area anche per sapere come poter comportarci per restaurare i templi. Sono qui una serie di campagne di scavi, abbiamo indagato che cosa? Accanto al tempio B ci sono due guance che abbiamo visto prima in pianta, due donari dove forse erano messe delle statue importantissime. E il tempio B aveva l'alzato, lo zoccolo e le colonne in tufo, stuccato.
quindi poi probabilmente colorato. Altre parti, diciamo quelle orizzontali, che sono lo zoccolo e poi l'elevato, erano in travertino, e invece la trabeazione, il fregio, in marmo, probabilmente col lavoro di una importante bottega attica. Questo vuol dire che si tenta di tenere il tempio un po' simile a quelli italici, però portando una novità: l'assoluta contaminazione con le cosiddette toloi o monumenti circolari, che erano i tempietti dove venivano messe le statue all'interno di recinti in Grecia. Lutazio Catulo non riesce a celebrare il trionfo perché Gaio Mario glielo impedisce, e Gaio Mario costruire due templi alle divinità sue tutelari. Non riesce a mettere le statue greche che metterà il figlio, come ci dicono le fonti, per lui più tardi, muore nell'87, praticamente suicida, si avvelena con il fumo mentre lo stanno venendo a prendere, perché Mario ha decretato la sua fine, visti i dissapori e la non tangibilità, condivisione delle idee. È questa la storia travagliata di quest'area, che è proprio lo scenario, come vedete, il cuore della Repubblica, dei sacra che sono precedenti alla Repubblica, che si svolge con questi templi che vengono dedicati e di cui la Curia farà parte. Andiamo ancora avanti, vedete, questo è un ortofoto di una base che abbiamo trovato davanti al Tempio B, importantissima, perché è una base che sta a livello pavimentale del Tempio, quindi in una fase molto antica, sicuramente della fine del secondo secolo, probabilmente c'erano o statue o altare. È importante tutto questo perché ci dà l'idea di come la Curia, che poi vedremo, si addossi su questo. Questa è la ricostruzione del Tempio B, vedete i gradini, la parte dell'avancorpo e tutta la parte retrostante. Dietro, nella parte che vedete di dietro, viene costruita una struttura, il contropodio, e la foto di prima l'ho fatta vedere, perché il contropodio non ha fondazione, ha neanche 80 centimetri di fondazione, quindi non può essere, come si era ritenuto, e questa è una novità assoluta, una novità dovuta al contenimento del tempio. La cosa molto importante è che invece viene probabilmente realizzato quando si deve occultare la Curia, perché la Curia sarà occultata. Andiamo ancora avanti. Questo è il grande acrolito, la statua che viene trovata del Tempio B e che è probabilmente una statua di Fortuna, che però possiamo anche confrontare con le statue che sono di solito attribuite a Feronia Iuno, e vedremo che a Roma comunque Feronia cesserà più o meno di essere Feronia quando sarà considerata Fortuna, e il Tempio B di Catulo, l'Edes Catuli, individuerà la zona come la zona dell'Edes Catuli, dove si potevano vedere capolavori di Fidia e anche il gruppo dei sette contro Tebe, che era considerato un'assoluta meraviglia per l'antichità. Andiamo ancora avanti. E questo è lo scavo che è retrostante al Tempio B, ed è importantissimo perché la parte, vedete, rettilinea è quella della Curia di Pompeo, dove fu assassinato Cesare. Gli scavi hanno evidenziato, hanno evidenziato cosa? Delle vasche d'acqua che ci dicono che tutta la parte del tempio di Feronia di cui abbiamo parlato e sul quale si impianta un metro sopra il Tempio B, immaginate un grande recinto con il Tempio C, su questo il Tempio B, aveva delle vasche dietro, e Feronia era una divinità delle acque. Ma queste vasche
che sono antiche, nella, vedete qui è segnata la vasca più antica, vengono poi ampliate e ne vengono realizzate delle altre da chi? Da Pompeo, quando sistema tutta l'area, perché l'area retrostante al Tempio B, che era importantissimo, un tempio, ripeto, un Atolos, un Edes, con il Fortuna, viene ad essere contigua e coperta dal grande muro che sarà che è la curia di Pompeo. Pompeo celebra i suoi tre trionfi, sconfigge, come sapete, i pirati, è un uomo nuovo perché è un intellettuale ma abbastanza vicino al popolo, è un condottiero, uno che libera dal flagello dei pirati il Mediterraneo e quindi acclamatissimo da tutti, naturalmente aveva un certo legame con Silla che era avverso a Cesare, come sappiamo. E Pompeo e Cesare, poi lo dirà meglio di me il professor Quarelli, sono nei primi tempi amici ed alleati. Pompeo costruisce, ha idee grandiose, costruisce il primo teatro in muratura, che è nel Piazza dei Satiri, che ha una cavea grandissima, enorme, ma che ha una cosa molto importante, come ha dimostrato lo studioso Antonio Monterosso, che peraltro è in staff con noi per gli studi sulla Curia, essendosi occupato moltissimo del teatro di Pompeo. Aveva in summa cavea, nella parte superiore, il tempio, quindi un'altra area sacra, il teatro, di Venere Vincitrice. Questo tempio dialoga precisamente con l'area sacra di Largo Argentina, è in asse con la Tholos, l'Edes, Catuli, ed è, come dire, un allargamento dell'area sacra. Il teatro è anch'esso un'area sacra, sappiamo che nasce per le sacre rappresentazioni, per i culti, per le processioni. Pompeo ad un certo punto esegue questo enorme complesso con una scena importantissima, abbiamo notizie della scena, ma quello che è importante è tutto l'intorno con portici, fontane, giochi d'acqua e con una curia, cioè uno spazio che viene destinato alle riunioni del Senato. Ora c'è da dire che la curia è essa stessa un tempio, perché? Perché i patres, i senatori, sono sacri, tanto che la loro importanza discende dal capostipite Romolo, no? I senatori, quando si riuniscono, Roma è condizionata assolutamente da questo organo importantissimo che ratifica qualsiasi decisione, cosa succede? La curia è un tempio in qualche modo, è un'area sacra. Allora gli scavi, noi abbiamo trovato qua, in questo punto, un limite che è, avanti con la diapositiva, ecco, vedete, che ci dice che c'era un temenos, un limite tra il tempio C, che abbiamo detto prima, e il tempio A. Quindi il tempio B, quello rotondo, era in questo limite. E questo tufo che vedete sotto è tufo di IV secolo, quindi vuol dire che questo recinto era preesistente, questa è una cosa molto importante, e che il Tempio B, che non ha temenos, cioè non ha divisione tra uno e l'altro, si inserisce in un punto di questo grande templum. Non a caso viene detto Edes, casa del Dio, anche Edes Catuli, perché poi prende anche il genitivo di appartenenza di colui che l'ha votato e dedicato. Sopra c'è un'opera invece incerta, anch'essa molto antica. Andiamo ancora oltre e arriviamo, ecco, alla curia. Questo temenos non va a finire verso la curia, ma viene interrotto da un edificio che sarà imperiale. Nella parte
posteriore al Tempio Rotondo c'è questa, come dicono le fonti, rovina. La rovina in realtà è la curia di Pompeo, cioè il luogo dove è stato ucciso Gaio Giulio Cesare. Lo sappiamo con certezza, vediamo la parte bassa, è lo zoccolo di questa, abbiamo fatto tutte le stratigrafie murarie, Monterosso, la scuola spagnola, professore ora a Cordova, ha fatto un rilievo delle murature che ha restituito e noi abbiamo, l'autoressa D'Ambrosio con me, abbiamo eseguito gli scavi, abbiamo trovato tutte queste partizioni murarie, ma la gran parte del nucleo è riferibile al 55 a.C., cioè al nucleo della curia di Pompeo. Si pensava che fosse una parte dei sotterranei, che ci fossero delle illuminazioni per gli ambienti, invece sappiamo con certezza che la curia ha una fondazione, di questo è tutto l'elemento della curia, con la tamponatura, ecco, quella è la pianta che si ricostruisce più o meno della curia dove fu ucciso Cesare. Fermiamoci un attimo, no, fermiamoci. La cosa molto importante è che questo zoccolo, e possiamo tornare alla muratura di prima, per favore, all'inizio, ancora prima. Vedete, questo è il Tempio Rotondo, qui si vede il Tempio Rotondo, la parte retrostante. Questi edifici in laterizio che si addossano in un periodo più tardo tra il Tempio B col contropodio e la Curia, andiamo ancora avanti, anzi indietro per la verità, ecco, ancora indietro che lo vediamo meglio forse, ecco qua. Allora, vedete questi blocchi di tufo sono i blocchi della Curia. La parte superiore al blocco, che si trova anche in fondazione per 2 metri, è questa opera in cementizio, abbiamo analizzato le malte, ed è già lo zoccolo in elevato, quindi è la curia in elevato. La parte superiore è tutto l'elevato dell'edificio. Abbiamo ricostruito le dimensioni, sono maggiori di quelle della curia del Foro Romano, di almeno 2 metri di larghezza per 2 metri di profondità. Questa è quindi la curia più antica, da cui poi tutta una serie di edifici di questo genere prendono spunto e modello. Noi sappiamo dalle fonti che Cesare fu ucciso all'interno della curia, ci sono controversie rispetto al fatto che, ce lo dirà meglio credo il professor Corelli, poi si muove e viene sotto il ritratto di Pompeo che era stato suo nemico. La cosa molto importante è che Augusto, che è erede di Gaio Giulio Cesare per testamento, ad un certo punto decide di chiudere, questo dicono le fonti, questo luogo dove con 23 pugnalate fu ucciso Gaio Giulio Cesare. È un luogo, capite, un sacrilegio, è un delitto efferatissimo, è il delitto contro lo Stato, contro l'uomo che era amato dalle masse. Le fonti ci dicono che a un certo punto c'è un parapiglia, Antonio scappa e tutti dicono chiudi, fuggi, fuggi, chiudi, fuggi. Chiudi e fuggi vuol dire che erano all'interno della curia. E la stessa cosa dovette avvenire per Romolo, il capostipite, che fu ammazzato pure lui in Senato. Addirittura ci sono fatti mitici, salì al cielo, venne smembrato il corpo proprio in campo e i senatori, come i mana, assunsero le parti del corpo. Ecco, la stessa cosa succede a Cesare. Il popolo è smarrito, Roma è al buio dopo il suo assassinio e per qualche anno non si sa come comportarsi con questo imponente, grande edificio che è stato teatro, il caso di dirlo, di questa terribile azione, di quello che si definisce scelus. Noi usiamo scellerato, scelerataggine con l'accezione che deriva dall'omicidio, dal delitto contro la nostra forma umana migliore, contro la nostra intelligenza. Augusto decreta la chiusura della
curia della parte dove è stato ucciso Cesare, quasi a monumentalizzarla. E allora noi cosa abbiamo trovato negli scavi? Abbiamo trovato il contropodio del Tempio B, quindi l'area sacra la dobbiamo considerare assolutamente pertinente, contigua, cioè il punto più antico di Roma, dove c'erano le divinità importanti, delle tribù genetiche, dove c'era questo materiale arcaico che poi Domiziano manterrà, dove poi probabilmente ci sarà il tempio dopo Augusto al genio dell'imperatore, che rimarrà con tutte le dediche agli imperatori. Cosa succede? Augusto fa tamponare questo luogo, probabilmente il Sugestum, cioè dove era proprio la seduta di Cesare. Questo dice Antonio Monterosso, noi stiamo insieme verificando una serie di cose, ma è certo che la muratura è stata tamponata. Questo torniamo un attimo alla curia, questa è la fondazione, lo scavo in fondazione, dove si vede questo muro che si addossa alla curia, probabilmente per la costruzione, che ci dice che va assolutamente, è una curia fondata con oltre 2 metri, molto pesantemente, un edificio imponente. Ecco, questo è lo scavo che abbiamo eseguito con la fondazione, il muro, e vedete già il filare di tufo della curia, con lo zoccolo, il piano di calpestio o attacco di una eventuale altra modanatura, e il muro fondale di fondo della curia. Andiamo ancora avanti, questo è l'edificio che ci conferma ancora che ci fosse la curia, perché dopo l'azione di Augusto, le vasche di Pompeo vengono chiuse, si costruisce un enorme muro in laterizio, la curia viene dimenticata e l'area monumentalizzata. Io però non faccio una seconda, perché non ero d'accordo per me, se non avrei parlato di me. No, ma facciamo parlare senz'altro. Allora, ora abbiamo inequivocabilmente chiarito tutto questo, poi il quartiere diventa medievale e poi ci sono gli scavi. Credo che ci sarà un breve filmato. Programma, la ringrazio. Invitiamo subito il professor Colarelli e chiuderà con un pezzo da Shakespeare, da Giulio Cesare, Maddalena Crippa, che chiedo scusa, ma abbiamo alterato un po' i tempi. Chiudiamo con te. Professor Colarelli. Bene, se c'è il microfono penso che tutta questa baracca non serva. Me l'aveva detto la Fauci o no? Dunque io avevo pensato in un primo tempo di dire 2 parole su quello che sta succedendo adesso a Parigi. Sono stato preceduto, il che mi permette di abbreviare il mio testo e di eliminare tutta una prima parte, partendo, entrando più in merito, diciamo. Partivo da un dubbio, la scelta dell'argomento, degli di marzo. Un evento, un avvenimento. Da tempo gli storici, soprattutto francesi, Col de Sannal, hanno messo in crisi la visione tradizionale della storia sulla base degli avvenimenti politico-militari. La storia che i francesi appunto definiscono événementiel. Con Brodel abbiamo imparato a confrontarci con quella che è stata definita la longue durée, il fiume profondo di una storia di lungo periodo che guarda alle strutture e non agli avvenimenti. Tuttavia va detto che ciò non esclude il concetto di crisi, e cioè di discontinuità, che spiega il verificarsi di svolte risolutive, di profondi cambiamenti, i lunghi sotterranei processi di cambiamento. Quindi non escludono, anzi richiedono, improvvise accelerazioni che in tempi a volte brevissimi portano a conclusione movimenti talvolta secolari, tanto per fare un esempio la Rivoluzione francese, che è un evento.
È a questo punto che si impone una almeno parziale rivalutazione dell'avvenimento, che spesso assume anche un valore simbolico. Non c'è dubbio infatti che l'uccisione di Cesare il 15 marzo del 44 a.C. sia uno di questi. Il celebre episodio si colloca infatti a conclusione di un lungo processo di crisi della Repubblica Romana, caratterizzato nella sua fase conclusiva dalle guerre civili, come tutti sanno. Esso apre un periodo di circa 15 anni, il periodo detto triumvirale, alla fine del quale, tra il 31 a.C. e il 27 a.C., con la vittoria di Ottaviano sull'ultimo suo concorrente, Antonio, dà inizio alla fase iniziale dell'impero nota come Principato. Nelle sedute senatorie del 13 e del 16 gennaio del 27 a.C., Ottaviano, che da allora assumerà il nome di Augusto, dichiara la sua rinuncia ai poteri eccezionali di triumvir, rei pubblici e costituende, e la restaurazione dello Stato repubblicano. Questo è, come dire, proprio in pillole, quello che accade appunto in questi anni. Ora, sulla natura del Principato si sono scritte biblioteche, quest'anno è stato dedicato tutto, come sapete, ad Augusto per il secondo millenario della sua morte, e quindi non possiamo qui riprendere una discussione secolare. Quello che è certo, e ormai accettato da quasi tutti, è che la nuova Repubblica costituiva l'involucro formale, anche se non si deve dimenticare che le forme contano, di un potere sostanzialmente autocratico. La ragione di tale pretesa restaurazione della Repubblica va in parte riconosciuta nella natura dell'ideologia dominante in quel tempo e in genere nell'antichità, che è di segno contrario alla nostra, moderna, che è una visione, diciamo, progressiva, rivolta al futuro. In altri termini, Sergio Bettini, per esempio, ha mostrato che nel mondo antico e particolarmente a Roma il passato non è simbolicamente, come per noi, dietro le nostre spalle, noi vediamo il passato dietro di noi, ma è davanti. In che modo è davanti? Perché il modello di riferimento non è nel futuro, è nel passato. Come nel mito dell'età dell'oro, il meglio si trova all'inizio del processo e costituisce l'inevitabile modello di riferimento, l'exemplum fondamentale. Per comprendere la cosiddetta rivoluzione augustea, secondo la celebre definizione di Sain, dobbiamo rovesciare il celebre motto del Gattopardo, quello che dopo la sua partecipazione ai moti garibaldini Tancredi espone all'attonito principe di Salina, ve lo ricordate? Perché tutto resti uguale, bisogna che tutto cambi. Per Augusto invece bisogna che tutto resti uguale perché tutto cambi. La rifondazione della Repubblica si identifica quindi con la fondazione dell'impero. Un secondo dubbio, il primo l'ho eliminato, si affaccia a questo punto. Quale interesse culturale può avere l'identificazione precisa di un edificio antico come la Curia Pompei, oltre a soddisfare le pulsioni di una discutibile e polverosa erudizione? Torna a mente l'invettiva di Winckelmann, fondatore dell'archeologia classica, come sapete, contro i miserabili antiquariorum romani, ripresa da Leopardi in una celebre lettera al padre, che vale la pena di leggere alcune righe soltanto. Cito: secondo loro, cioè i suddetti antiquariorum, il sommo della sapienza umana è l'antiquaria, filosofia, morale, politica, scienza del cuore umano, eloquenza, poesia, filologia, tutto ciò è straniero a Roma e pare un gioco da fanciulli a paragone del trovare se quel pezzo di rame o di sasso appartenne a Marcantonio o Marco Agrippa. Concetti non diversi troviamo in Stendhal e più recentemente in un grande studioso dell'antichità, Ranuccio Bianchi Bandinelli. Cito ancora: lo studio dei monumenti di Roma risente tuttora della genesi del tutto particolare dell'erudizione locale, mossa dalla curiosità di sapere che cosa un tempo ci stava e forse ci sta ancora qui, sotto i nostri piedi, sotto la nostra casa, e dal desiderio di dare al rudere che ci è familiare un nome, che sia un nome collegato con qualche vicenda storica. Giuseppe Gioacchino Belli, che se ne intendeva, è più icastico quando definisce attraverso la voce di un popolano gli antiquari che scavano come coloro, cito ancora, che mannano a fafotte il mondo nuovo per le coglionerie del mondo antico. Però è anche vero che non dobbiamo gettare il bambino con l'acqua sporca. La ricerca antiquaria fine a se stessa non può che restare improduttiva, consolatoria e quel che è peggio, come è stato anche in tempi non troppo lontani da noi,
al servizio di una visione tutt'altro che neutrale, puramente retrospettiva quando non reazionaria. Tuttavia la ricerca puntuale sui luoghi e sugli oggetti, che nella sua natura è fondamentale anche per la ricostruzione storica del mondo antico, e lo è perché spesso è l'unico modo di raccogliere una documentazione altrimenti perduta, non abbiamo archivi come ha la storia medievale e la storia moderna. L'antiquaria, nella sua forma aggiornata di ricerca sui luoghi e sugli oggetti, è quindi indispensabile se da pura ricerca erudita diviene ricerca storica. In che modo dunque ci può interessare una ricerca che si ponga come fine l'identificazione dei luoghi antichi? Certamente in quanto permetta allo stesso tempo la conoscenza dei tempi, cioè della storia, in altre parole, se essa è interamente contestualizzata. Veniamo dunque alla cuore di Pompeo, il luogo dove Cesare venne ucciso il 15 marzo del 44 a.C. Innanzitutto, dove cercarla? Qui avete visto i resti, ma come sappiamo che sono quelli? Il primo a trovare la giusta soluzione è stato un vecchio archeologo già citato, lo scavatore negli anni 30 del secolo scorso dell'area sacra dell'Anca Argentina, Marchetti Longhi. Scrisse Marchetti Longhi nella rivista Studi Romani nel 1956 un articolo, appunto Curia Pompeia, in cui dimostrava, anche se con elementi ancora non del tutto sufficienti e completi, che la Curia è appunto quell'edificio che si trova sulla parte ovest di Largo Argentina, dove appunto si trovava poi il portico e il teatro di Pompeo. Il suo punto di partenza, come anche il nostro, questo è una mia vecchia mania, è una vecchia conversazione, forse dialogo tra sordi, tra diciamo storici ed archeologi, e cioè che l'archeologia non permette di identificare gli edifici, a meno che uno non trovi un'iscrizione in situ, evento piuttosto raro. L'archeologia dà elementi di stratigrafia e quindi di cronologia relativa, cioè ci dice questo viene prima e questo viene dopo, ma non ci dice quando è questo prima e questo dopo se non c'è un punto di riferimento fisso, cioè di cronologia assoluta, che non può venire dall'archeologia, ma può venire solo dalla tradizione storica su base letteraria. Quindi l'archeologia dipende dalla storia letteraria per fissare termini assoluti. Dico sempre, andate a scavare a Machu Picchu e datatemi la ceramica in modo assoluto. Non sappiamo nulla della storia di Machu Picchu e quindi non siamo in grado di fissare un punto di partenza assoluto. Quindi il nostro punto di partenza non potrà essere altro che la documentazione letteraria antica disponibile. Gli elementi sono i seguenti. 1. La Curia era un'esedra dei portici pompeiani, che si sviluppano a est del teatro di Pompeo, tra questo e l'area sacra di Largo Argentina. Poi vedremo le immagini. Cassio Dione, uno storico di età severiana, cito, i congiurati potevano contare sull'aiuto dei gladiatori che avevano riunito in gran numero nel teatro di Pompeo con il pretesto di uno spettacolo, quindi c'era l'idea di uno spettacolo nel teatro, spettacolo di gladiatori. Infatti qui, in un ambiente del portico, dovevano riunire il Senato, quindi la Curia era un ambiente del portico di Pompeo. 2. Essa si trovava all'estremità opposta del teatro, quindi si apriva la parte orientale del portico, cioè verso Largo Argentina. Il teatro di Pompeo, come sapete, si trova verso Campo dei Fiori, ma poi vedremo delle piante. Nicolao Damasceno, che è un contemporaneo di Augusto ed è un contemporaneo dei fatti, quindi, fornisce il testo decisivo. Parlando sempre di questo spettacolo gladiatorio, dice, avendo raccolto molti gladiatori, i tirannicidi, li collocarono tra la Curia e il teatro nel portico di Pompeo. Tra la Curia e il teatro nel portico di Pompeo. Quindi i gladiatori occupano il portico di Pompeo tra il teatro e la Curia, quindi la Curia è sulla parte opposta rispetto al teatro di Pompeo, e cioè verso la parte orientale del portico. 3. La sorte della Curia dopo l'uccisione di Cesare, ricordata ancora da Cassio Dione, cito,
proclamarono nefasto il giorno della sua morte e chiusero l'edificio in cui era stato ucciso e in seguito lo trasformarono in latrina. In effetti, ai due lati della curia, così identificata, ci sono due grandi latrine tarde, e forse la stessa curia era diventata essa stessa una latrina. Confermato questo passo da Suetonio, la vita di Cesare, curiam in qua uccisus est obstrui placuit, quindi decise Augusto di ostruire, cioè di riempire praticamente l'aula della curia in modo che non fosse più accessibile. E questo, come avete visto, è stato confermato dallo scavo recente condotto da questo bravissimo archeologo spagnolo, si chiama Monterroso, e dalla soprintendenza comunale. La sorta di Pompeo, ai piedi della quale Cesare cadde, secondo lo stesso Suetonio, fu spostata contra teatri Seius Regiam, cioè la regia è la porta centrale della scena, probabilmente alle spalle della scena, in direzione, quindi fu spostata nella parte opposta del portico. E quindi Augusto fa trasportare la statua praticamente a ridosso della scena del teatro. Queste sono le informazioni delle fonti, naturalmente delle più importanti, ce ne sono altre ma che non aggiungono nulla, almeno sulla posizione della curia. Allora passiamo ai dati archeologici. Se posso partire con la prima immagine. Vabbè, è saltato il ritratto di Cesare, beh, tanto lo conosciamo tutti. Questa è la situazione del Campo Marzio come ricostruita da Monterroso, mettendo nella topografia attuale, molto scenografica, la ricostruzione del Teatro di Pompeo, che esiste, come sapete, al di sotto degli edifici nell'area adiacente al Campo dei Fiori, che si può ancora andare da Pancrazio, come sapete, o da altri ristoranti della zona, i sotterranei, per vedere i resti. Allora, andiamo avanti. Questa è la stessa cosa per quanto riguarda il teatro, andiamo ancora avanti. Se prendiamo, io avrei avuto bisogno, non ho pensato a portare un indicatore, comunque questo è il plastico di Roma, che è al Museo della Città Romana, attualmente chiuso, dove potete orientarvi facilmente. Al centro vedete il Pantheon, si riconosce dalla cupola, e in alto, leggermente a destra, vedete i portici del Teatro di Pompeo, portici di Pompeo, il teatro a destra e l'area di Largo Argentina a sinistra, si vede la curia al centro. Quella costruzione che si vede nei portici di Pompeo, cioè quelle specie di tettoie su colonne, sono un errore perché si tratta in realtà di due boschetti, due giardini. Ma è una cosa che forse potrà essere modificata un giorno. Vediamo la prossima. La pianta del Campo Marzio antico. In età imperiale, nella parte bassa a sinistra riconoscete il Teatro di Pompeo, l'Odeion al di sopra di Domiziano e lo stadio di Domiziano, c'è l'attuale Piazza Navona. Vedete il teatro con il tempio in Summa Cavea di Venere Vincitrice, ma anche di altre divinità, i portici, il Largo Argentina con i quattro templi e la curia, ma questo forse potremmo vederlo meglio nella prossima diapositiva. Vediamo, andiamo avanti. Questa è la stessa situazione ma in età augustea, quindi tolti tutti gli edifici imperiali, possiamo ancora andare avanti. Questo è, come vedete, il Largo Argentina, in basso, con i quattro templi, la curia è riconoscibile al centro. Quell'area a tratteggio che vedete quasi al centro, in alto, è la zona del Teatro Argentina, dove ci troviamo noi, dove alla fine degli anni 60, in uno scavo, quando era ancora funzionario del Comune di Roma, scoprimmo dei resti di una fase precedente, adesso non voglio approfondirmi, ma anche della fase del teatro, dove vedete che si trovano delle fontanelle che sono quei quadratini rappresentati nei frammenti della forma urbis severiana, cioè della grande pianta marmorea di età severiana, appunto, che si trovava nel Templum Pacis. Andiamo avanti. Ecco, vedete i frammenti della forma urbis conservati, sono quelli più in scuro, che riproducono parti della zona che ci interessa, il Teatro di Pompeo, i portici e anche parte del complesso di Largo Argentina. Vedete il Tempio Rotondo, dietro il Tempio Rotondo si vede questo elemento quadrangolare
che è rappresentata nella forma urbis ed è appunto una grande esedra dei portici di Pompeo, la più grande e certamente assiale, ed è il luogo appunto dove si può riconoscere la curia di Pompeo. Vediamo la prossima. Anche nella pianta dell'area sacra dell'Argentina vedete la ricostruzione in realtà archeologica, in questo caso furono fatti anche saggi all'interno della via di Torre Argentina, dove si vedono i muri della curia che proseguono, e si vede appunto questo grande esedra sostanzialmente dei portici. Vediamo la prossima, qualche fotografia, ma insomma quasi non serve più, tanto sapete bene, questo, vedete qui il Tempio C, di cui si è parlato, vediamo la prossima. E vabbè, queste sono tutte cose che possiamo far passare rapidamente, tanto sono state già esaminate accuratamente in precedenza. Vedete il Tempio Rotondo, dove sono quei due pini, praticamente il posto della curia, vediamo la prossima. Fra il Tempio B e il Tempio C, siamo dietro il Tempio B, andiamo ancora avanti, c'è qualche dettaglio. Il Tempio B, la prossima, vedete Terra Argentina sullo sfondo, e il ritratto di Pompeo. Andiamo avanti. Lo stesso, possiamo andare avanti rapidamente, un po' ceduto in rappresentazioni, anche questo l'abbiamo già visto, avanti. E qui si vede meglio appunto il Tempio Rotondo con dietro in C la curia. Avanti. Ecco, questo che vedete è un disegno di Monterroso dove si vede il Teatro di Pompeo con questo asse che è leggermente obliquo rispetto all'asse est-ovest, che va a segnare il punto centrale che fronteggia il teatro, che è anche il punto centrale della curia di Pompeo, che è perfettamente assiale col Teatro di Pompeo, ma non con gli edifici di Largo Argentina, che hanno un orientamento leggermente diverso. Quindi il Teatro di Pompeo ha modificato l'orientamento rispetto a quello precedente dei santuari di Largo Argentina. Andiamo avanti. Anche qui possiamo andare rapidamente, i resti della curia, ma possiamo procedere molto rapidamente, avanti. Avanti, tanto li conoscete già, c'è anche uno dei simboli, vabbè, comunque andiamo avanti ancora, cerco di essere veloce, e avanti, vedete, c'è anche uno dei simboli di Largo Argentina, un bel gatto bianco e nero sull'angolo che si è prestato volonterosamente, e vedete questo grande pino, vediamo la prossima. Ecco, questo pino sorge proprio nella parte di fondo della curia, cioè quella dove certamente era la statua di Pompeo, che poi fu tolta ad Augusto, e quindi possiamo dire che il pino, del tutto involontariamente del resto, segnala con una certa precisione il luogo esatto dove Cesare fu ucciso, insomma, per chi ami queste cose. Vediamo ancora la prossima. Per avere un'idea di come si presentava il complesso di Pompeo, non ci sono ricostruzioni complete ancora, ma insomma la curia si presentava con una facciata monumentale a colonne, certamente, come nel Templum Pacis, nel grande portico quindi del Templum Pacis, la facciata del Tempio della Pace, che era anch'essa una grande esedra del portico del Tempio della Pace, con facciata colonnata. Era quindi, aveva una forma naomorfa, una forma di tempio. I luoghi dove si riuniva il Senato, ma anche dove si riuniva il popolo romano, erano inaugurati, non consecrati, erano luoghi in qualche modo destinati appunto a riunioni pubbliche, come tali desacralizzati. Ma su questo poi la discussione potrebbe essere lunga, fermiamoci qui, può accendere. Fin qui quindi i dati ricostruibili, si può accendere per qualche minuto, sia sui... partendo dalle fonti letterarie, sia verificandole sul terreno con i dati archeologici. A questo punto la mia missione sarebbe conclusa se mi limitassi a fare una proposta di ricerca antiquaria. Però
sulla base di quello che ho detto prima, dobbiamo tentare di ampliare questo che rischia di diventare altrimenti un piccolo gioco erudito, insomma, che può essere anche divertente per chi si diverte, ma non è quello che è il nostro vero compito, almeno quello che io ritengo tale. Dobbiamo contestualizzare questi dati, immergerli in un discorso più ampio che ci permetta di fare una ricostruzione storica che eviti appunto questo carattere antiquario delle nostre ricerche, ripeto, inevitabile ma insufficiente. E innanzitutto, quando uno fa una ricerca, si deve porre delle domande. Quindi poniamoci una prima domanda. È molto strano, ma certe volte le domande più banali, però per questo le più importanti, gli archeologi non se le fanno. Per esempio, esiste un edificio che tutti conoscete che si chiama Basilica di Massenzio. Famosissimo, è stato modello poi di edifici successivi. Molto ben conservato, è una basilica, ma per quanto questo possa sembrare curioso, nessuno si è posto il problema dell'uso per il quale è stata costruita la Basilica di Massenzio. A che serviva la Basilica di Massenzio? Sembra una domanda banale. C'è stata una ricerca recente, volumi, due grandi volumi illustratissimi, con studi perfetti, disegni straordinari, misure mattone per mattone praticamente, ma la domanda non è posta. Cioè, cos'era la Basilica di Massenzio? A cosa serviva la Basilica di Massenzio? Perché forse la risposta sembra banale. È una basilica, quindi è un luogo destinato sia a riunioni di carattere finanziario, diciamo, ma soprattutto ai processi. E siccome la basilica sorge in un'area dove voi pagate un biglietto, ed è l'area del Foro Romano, c'è una specie di discrasia, per cui si pensa che la Basilica di Massenzio, essendo nell'area archeologica per la quale si paga un biglietto per entrare nel Foro Romano, stia nel Foro Romano. La Basilica di Massenzio, dove si sa che si mettevano le basiliche, i processi si fanno nei fori, quindi la Basilica Giulia, la Basilica Emilia e la Basilica già prima Porcia erano luoghi per il processo, solo nel Foro Romano. E quindi la Basilica è nel Foro Romano, la Basilica non è nel Foro Romano, occupa una parte notevole della Velia, la quale non si trovava dietro la Basilica di Massenzio, ma in gran parte sotto la Basilica di Massenzio. La Basilica di Massenzio però sta lì non perché sta nel Foro, ma perché in rapporto diciamo con i processi, dove i processi si svolgono quando il Foro non è più il luogo dei processi e neanche i fori imperiali. Quindi qui noi dobbiamo abbandonare l'archeologia e passare a un altro genere di osservazioni basate su testi giuridici, sul digesto, sul Codex Theodosianus, per capire che cosa succede a partire dall'inizio del IV secolo del processo romano. Il processo non è più gestito dai magistrati repubblicani, dal pretore sostanzialmente, ma da un pseudo magistrato poi in fondo, che è il prefectus urbis, il prefetto urbano. La prefettura urbana è creata da Augusto, ma ha uno sviluppo enorme quando Roma poi verrà abbandonata, non sarà più la capitale, trasferita a Costantinopoli, per cui il prefetto urbano è, come dire, il vice imperatore in qualche modo, e la sede del prefetto urbano si trova nell'area alle spalle della Basilica di Massenzio. E il prefetto urbano è il giudice, è il capo della polizia, e quindi si capisce perché la Basilica di Massenzio sta lì. E si capisce anche perché poi è stato aggiunto un absidio. Adesso non voglio fare una conferenza sulla Basilica di Massenzio, volevo fare solo un exemplum di come lo studio anche accuratissimo di strutture architettoniche, anche di grande importanza, anche ben conservate, non serve quasi a nulla se uno non si pone le domande fondamentali. E per risolvere le domande fondamentali non si può restare all'interno della semplice archeologia di scavo, né all'inizio né alla fine, né in fase in cui si deve identificare il nome degli edifici, per cui l'archeologia, ripeto, non serve, o serve pochissimo. Per esempio le strade di Pompei non le conosciamo perché non ci sono fonti letterarie, anche se Pompei è in gran parte scavata. Né alla fine, quando dobbiamo spiegarci la funzione degli edifici e per la quale dobbiamo ricorrere a documenti molto diversi, in questo caso di carattere giuridico. Allora, veniamo allora poniamoci le domande sulla curia di Pompeo. Perché il Senato si è riunito nel 15 marzo del 44 nella curia di Pompeo e non nella curia ex Ostilia, ormai Giulia, del Foro? Perché questo?
Sostanzialmente abbiamo due risposte, una antica e una moderna, più implicita che esplicita. La prima si trova in Appiano, storico del III secolo, greco, che dice: dei giochi dovevano svolgersi nel teatro di Pompeo, parla sempre della morte di Pompeo, e il Senato doveva riunirsi in un edificio che si trovava nel portico, e questa è un'aggiunta, una glossa di Appiano, come era uso quando i giochi si svolgevano in quel luogo. La spiegazione di Appiano è quindi semplicemente: c'erano dei giochi gladiatori nel teatro di Pompeo e quindi il Senato si è riunito nella quella di Pompeo. Credo che sia abbastanza evidente che non è una spiegazione, cioè è una spiegazione del tutto inattendibile in un periodo del III secolo quando ormai si sapeva pochissimo su questo periodo tardo repubblicano, e quindi è un'ipotesi di Appiano, certamente errata. Non si vede perché i senatori si dovevano riunire per forza in un luogo dove c'erano dei giochi gladiatori, è assolutamente priva di senso. La spiegazione moderna, che sembra più razionale a prima vista, è che la curia del comizio, la curia ostile era stata demolita da Cesare, ricostruita in un'altra posizione dove ancora si trova, e quindi non era disponibile per le riunioni del Senato, perché è ancora in costruzione dal gennaio del 44, e quindi si sceglie la curia di Pompeo. Apparentemente più ragionevole, come dicevo, ma in realtà non è così, perché in realtà il Senato non si riuniva solo nella curia del comizio. Se andate a leggervi di nuovo tutte le fonti letterarie, soprattutto del periodo repubblicano, in pratica Cicerone, ma anche molti altri, non avrete difficoltà a vedere che il Senato si riuniva in moltissimi templi, il Tempio della Concordia, il Tempio dei Castori e tanti altri. Quindi anche in questo caso, se la curia non era disponibile, avrebbe potuto riunirsi il Senato a pochi metri dalla curia, al Tempio della Concordia, che era una sede spesso usata per i comizi. E perché in un tempio? Perché le riunioni pubbliche, come dicevo, dei senatori e anche del popolo, si svolgevano in templa. Templa. Non in templi. In templa. Templum viene dal... è una parola sparita in latino ma analoga a temenos, che significa zona recintata, recinto. E i templa sono luoghi inaugurati, cioè delimitati e liberati dagli auguri, ma non sono templi. Questo è il pericolo delle traduzioni dirette da qualsiasi lingua, dove il significato cambia e la parola resta lo stesso. Tempio in latino si dice edes, non si dice templo. Ma i templa romani sono spesso anche edes, e questo spiega l'esistenza del podio. I templi romani, anche quando sono imitati dai templi greci, hanno un podio. Perché hanno un podio? Perché il podio è il templum, cioè l'area inaugurata. Sopra c'è l'edes, consacrata dai pontefici, quindi evidentemente il Senato si poteva riunire nei templi, non perché fossero templi, ma perché erano templa, cioè luoghi inaugurati, ma non consacrati. Allora, questo ci lascia però un po' in aria, diciamo, e perché allora si scelse la curia di Pompeo? Qui devo essere rapidissimo. Noi sappiamo che ci sono, la caratteristica principale della curia di Pompeo è di essere esterna al pomerio. Forse possiamo vedere qualche altra immagine, ma che non avrò neanche il tempo di commentare del resto. Ci sono altri luoghi dove, andiamo alla prossima, dove il Senato si riuniva fuori del pomerio, e sono sostanzialmente due, ma questo fin dall'inizio della Repubblica. Sono il Tempio di Apollo, quello che si chiama in genere Apollo Sosiano, quello vicino al Teatro di Marcello, e l'altro tempio che c'è accanto, che spesso si dimentica, è il Tempio di Bellona. Ma in questi due templi il Senato si riuniva esclusivamente in occasione del trionfo. Perché? Perché il trionfatore, essendo un comandante investito di un particolare potere magico, che sono gli auspicia, non poteva entrare all'interno del pomerio della città. Il campo marzio è esterno al pomerio, cioè nell'area, anche questa non consacrata, inaugurata della città, delle mura. Non poteva entrarci con armati, con l'esercito, e il trionfo è l'unico caso in cui l'esercito armato può entrare in città, può superare il pomerio, ma ci vuole un'autorizzazione del Senato. È l'unico caso. Se no, nel momento in cui il comandante militare
console, pretore, dittatore, entra in città, deve cambiare abito, depone il paludamentum, cioè l'abito militare, e assume l'abito civile, la toga. I dittori che hanno i fasci con la scure fuori di Roma come segno del potere di vita e di morte che ha il comandante militare, i dittori assumono anch'essi la toga, lasciano il sagum, l'abito militare, e tolgono la scure dai fasci, perché ovviamente si entra in un ambito di potere civile e quindi il comandante militare perde le sue prerogative di vita e di morte nel momento in cui passa il pomerio. Ora, siccome l'autorizzazione al trionfo la dà il Senato, mai per definizione il comandante militare si ferma nel campo marzio e aspetta l'autorizzazione, non c'è possibilità di incontro tra l'imperatore e il Senato, perché l'imperatore non può entrare nella città ed è quindi il Senato che deve uscire dalla città. E quindi si riunisce nei due templi che sono più vicini al luogo da dove inizia il trionfo, cioè diciamo più o meno l'area sacra di Sant'Omobono, e lì può avvenire la riunione che autorizza il console o il pretore o il dittatore a celebrare il trionfo. Quindi, qual è la conclusione? Il Senato si riunisce nel campo marzio, fuori dal pomerio, in occasione quando deve incontrare un magistrato cum imperio e investito di auspicia. Ora, Pompeo, nel periodo che noi consideriamo, il teatro inaugurato nel 55 a.C., fu quasi sempre detentore di auspicia, fu quasi sempre investito di un comando militare. E questo determinò il fatto che lui si costruì una villa, gli orti di Pompeo, nel Campo Marzio. Ora, questo prima era impossibile. Il Campo Marzio è il luogo per definizione pubblico, fin dalla origine mitica della espropriazione del campo dei Tarquini. Pompeo riesce a farsi assegnare una parte del Campo Marzio, a privatizzarla. Questo mostra già lo straordinario potere del personaggio, e in quest'area lui costruirà il teatro, ma accanto al teatro costruirà i suoi orti, che sono, si trovavano, questo, beh, adesso ci torneremo, è praticamente il percorso del pomerio, che vedete lascia fuori tutta l'area tra il teatro di Marcello e il teatro di Pompeo, che è quindi extraurbana, fino all'età imperiale. Allora, dicevo che Pompeo si fa costruire questi orti, che poi passeranno ad Antonio, poi ad Agrippa, perché lui non può quasi mai entrare in città, quindi abita negli orti. E si fa costruire una curia a sua disposizione. In pratica la curia di Pompeo sostituisce i templi di Apollo e di Bellona come luogo di incontro tra l'imperator e il Senato. Allora, forse capite già dove va a parare il mio discorso, Pompeo stava per partire per la campagna partica. Praticamente la riunione del Senato in cui lui viene ucciso precede la sua partenza. Quindi Cesare è investito di auspicia. Quindi il Senato non si può riunire nell'area della città all'interno del pomerio e quindi si riunisce nella curia di Pompeo. Tanto è vero che quando la curia di Pompeo verrà poi messa fuori uso da Augusto, Augusto farà costruire un'altra curia, la curia di Ottavia, nel portico già di Metello, poi di Ottavia, dietro i templi del portico di Ottavia, dove sappiamo che avvenivano le stesse operazioni. Lo stesso Vespasiano, prima del suo trionfo insieme a Tito, trionfo giudaico, si riunisce, incontra il Senato nella curia di Ottavia. Quindi la curia di Ottavia è fuori dal pomerio e ha la stessa funzione. C'è da dire però un'altra cosa, quindi concludendo, sono stato abbastanza rapido, penso. La riunione del 15 marzo del 44 dovrebbe quindi spiegarsi con la necessità di Cesare, che stava per partire per la guerra contro i Parti ed era certamente investito degli auspici militari, di incontrare il Senato fuori del pomerio, anche se si deve riconoscere che si trattava ormai solo di uno scrupolo formale. L'imperatore non è più legato a questo. L'imperatore può stare dentro e fuori del pomerio perché è investito di poteri sia civili che militari, quindi non vale più. Però Vespasiano rispetta questa norma, che ormai non è più vitale, è una norma puramente formale. E certamente era formale anche per Cesare, che però vuole rispettarla.
forse chi vuol far rispettare di più norme ormai decadute e chi, come dire, non dico alla coscienza sposta, ma in fondo vuol presentarsi in forme tradizionali. È uno degli elementi essenziali della politica di Augusto, naturalmente, ma anche di Cesare in parte. Era console e dittatore nel 44, Cesare, contemporaneamente, e circolava liberamente fra la sua abitazione, la Domus Publica, che sta vicino al Tempio di Vesta, e la Curia di Pompeo. Lui dorme nella sua casa del Foro e poi va alla Curia di Pompeo, quindi lui esce e entra senza problemi, non ha veri limiti religiosi, però rispetta la norma. E questo avviene, come dicevo, anche nel trionfo giudaico di Vespasiano e Tito. Ho un po' massacrato il mio testo originario, vi leggo le poche righe finali, non l'ho letto praticamente. Quindi quello che ho tentato di fare è di mostrare un caso pratico e credo facilmente comprensibile di come di una frase che diceva un grande filologo italiano che si chiama Giorgio Pasquali, che diceva: non esistono discipline, esistono problemi da risolvere. E i problemi da risolvere condizionano le discipline che noi scegliamo. Per esempio, nel caso di Pompei, su cui non abbiamo quasi fonti letterarie, è chiaro che la disciplina egemone è l'archeologia, che però non ci dice come si chiamavano gli edifici di Pompei se non c'è un'iscrizione, cioè un documento scritto. Viceversa per Roma, dove abbiamo in proporzione molto meno aree scavate, ma molto più fonti letterarie, il percorso deve essere opposto. E noi dobbiamo, caso Basilica di Massenzio, utilizzare tutto quello che abbiamo a disposizione. Serve la numismatica? Usiamo la numismatica. Serve la filologia? Usiamo la filologia. Serve l'archeologia? Usiamo l'archeologia. Possibilmente tutte, e tutte insieme, perché nessuna di queste discipline quasi mai ci dà un percorso completo, ci permette di risolvere un problema. E quello che conta, come diceva Pasquali, sono appunto i problemi da risolvere. Naturalmente questo fa a pugni, cozza, con la struttura accademica, che invece divide in discipline, sottodiscipline, specializzazioni sempre più assurde, oltre un certo limite, lo studio non solo dell'antichità. Allora, coniugare gli spazi con i tempi e con le forme istituzionali, per esempio di gesto, permettono così, come penso di aver mostrato, di superare i limiti di un'erudizione antiquaria priva di prospettive e di misurare, nel caso specifico, il percorso compiuto in direzione del potere personale, nel caso di Augusto ma anche di Cesare, di Arcana Imperii di Tacito, così dall'antiquaria possiamo procedere verso la spiegazione storica. Grazie. Grazie professore. Il professore tornerà con noi in un prossimo appuntamento, credo il 15. Adesso vi prego di pazientare 10 minuti ancora, quindi la pasta si scuocerà, ma oggi è andata così, ma nei prossimi incontri dureranno tutti 1 ora e un quarto, ve lo promettiamo, perché Maddalena Crippa leggerà 3 pezzi, ma sono brevissimi, quindi abbiate pazienza, veramente 2 minuti ciascuno. A Maddalena. Allora, salve. No. Allora, Svetonio. Cesare era di alta statura, ben formato. Aveva una carnagione chiara, il viso pieno e gli occhi neri e vispi. No, silenzio. Godeva di florida salute. Ma negli ultimi tempi era solito rimanere vittima di svenimenti e incubi notturni. Nell'esercizio delle sue funzioni fu anche colto 2 volte da un attacco di epilessia. Nella cura del corpo fu alquanto meticoloso, al punto che non solo si tagliava i capelli e si radeva con diligenza, ma addirittura si depilava, cosa che alcuni gli rimproveravano. Sopportava malissimo il difetto della calvizie, per la quale spesso fu offeso e deriso, e per questo si era abituato a tirare giù dalla cima del capo i pochi capelli. Tra tutti gli onori che il popolo e il senato gli decretarono, infatti non ne ricevette o abusò mai nessuno più volentieri che il diritto di portare sempre una corona di alloro. Dicono che fosse ricercato anche nel vestire.
Usava infatti un laticlavio frangiato fino alle mani e si cingeva sempre al di sopra di esso con una cintura assai lenta. Molti lo descrissero come estremamente desideroso di lusso ed eleganza. E adesso Sallustio, nella congiura di Catilina, che raffronta Cesare e Catone. Allora dunque, per la nascita, l'età, l'eloquenza, più o meno si equivalevano. Eguale la grandezza dell'animo e la gloria, ma nelle altre cose diversi. Cesare tenuto in gran conto per la generosità, la larghezza, Catone per l'integrità della vita. Il primo salito alla celebrità per la mitezza, la clemenza, il secondo per il rigore. Cesare ha raggiunto la fama a forza di donare, soccorrere, perdonare. Catone con il non concedere mai nulla a nessuno. L'uno il rifugio dei poveri, l'altro il flagello dei malvagi. Di uno era lodata la condiscendenza, dell'altro la fermezza. Cesare infine si era proposto di lavorare, vigilare e per tener dietro agli interessi dei suoi amici trascurare i propri e non rifiutare mai nulla che valesse la pena di regalare. Ambiva ad un comando importante, a un esercito, a una guerra nuova nella quale potesse emergere il suo valore. Catone era incline alla modestia, al decoro e soprattutto all'austerità. Non gareggiava di lusso con i ricchi, di influenze con gli intriganti, ma di valore con il prode, di riserbo con il modesto, di integrità con l'onesto. Preferiva essere virtuoso che parerlo e di questo passo quanto meno inseguiva la gloria, tanto più essa lo seguiva. Adesso il nostro William Shakespeare, Giulio Cesare, atto terzo, scena seconda, l'orazione di Bruto e purtroppo soltanto l'inizio di quella di Antonio. Come sapete è il momento in cui è stato assassinato Cesare e Bruto parla al popolo di Roma. Romani, concittadini, amici, ascoltate le mie ragioni e fate silenzio perché possiate sentire. Credetemi per il mio onore e per potermi credere, ricordate che sono persona d'onore. Giudicatemi con la vostra saggezza e svegliate la vostra ragione perché possiate essere i migliori giudici. Se c'è qualcuno in questa assemblea, qualcuno dei cari amici di Cesare, a lui io dico che l'amore di Bruto per Cesare non era minore del suo. Se poi quell'amico chiedesse perché Bruto insorse contro Cesare, questa è la mia risposta. Non è che amo Cesare di meno, ma è che amo Roma di più. Sarebbe meglio che Cesare vivesse e noi tutti morissimo schiavi piuttosto che Cesare fosse ucciso perché noi tutti vivessimo come uomini liberi. Poiché Cesare mi ha amato, io lo piango. Poiché era fortunato, mi rallegro. Poiché era valoroso, lo onoro. Ma poiché era ambizioso, l'ho ucciso. Ci sono lacrime per il suo amore, gioia per la sua fortuna, onore per il suo valore e morte per la sua ambizione. Chi è qui così servile da voler essere schiavo? Se c'è qualcuno parli, perché lui è offeso. Chi è qui così incivile che non vorrebbe essere un romano? Se c'è qualcuno parli, perché lui è offeso. Se c'è qui chi è qui così vile che non amerà il suo paese? Se c'è qualcuno parli perché lui ho offeso. Aspetto una risposta, tutti, nessuno, Bruto, nessuno. Allora non ho offeso nessuno. Non ho fatto a Cesare più di quanto voi fareste a Bruto. Le ragioni della sua morte sono depositate in Campidoglio. La sua gloria non è sminuita là dove eccelse, ne sono esagerate le sue offese per cui subì la morte. Adesso entrano Antonio e gli altri con il corpo.
di Cesare. Ecco che giunge il suo corpo, pianto da Marcantonio, il quale, benché non abbia avuto nessuna parte nella sua morte, trarrà beneficio dalla sua scomparsa. Una posizione nella Repubblica, e chi di voi non l'avrà? Con questo concludo, che come uccisi il mio migliore amico per il bene di Roma, lo stesso pugnale riservo per me stesso, quando avverrà che alla mia patria occorra la mia morte. Tutti, vivi Bruto, vivi! Marcantonio parla. Amici, romani, concittadini, prestatemi attenzione. Io vengo per seppellire Cesare, non per elogiarlo. Il male che gli uomini compiono vive dopo di loro. Il bene è spesso interrato con le loro ossa. Quindi lasciate che così sia per Cesare. Il nobile Bruto vi ha detto che Cesare era ambizioso. Se così era, era una colpa grave, e gravemente Cesare l'ha scontata. Qui, con il permesso di Bruto e degli altri, poiché Bruto è un uomo d'onore, e così tutti gli altri, tutti uomini d'onore, io vengo a parlare al funerale di Cesare. Era mio amico, fedele e leale con me, ma Bruto dice che era ambizioso, e Bruto è un uomo d'onore. Aveva riportato molti prigionieri a Roma, i cui riscatti avevano fatto riempire le casse dello Stato. In questo Cesare sembra ambizioso? Quando i poveri avevano pianto, Cesare aveva pianto. L'ambizione dovrebbe essere di una stoffa più dura. Tuttavia Bruto ha detto che era ambizioso, e Bruto è uomo d'onore. Voi tutti avete visto che ai Lupercali per 3 volte gli ho offerto la corona reale, che lui per 3 volte ha rifiutato. Era questa ambizione? Tuttavia Bruto dice che era un uomo ambizioso, e Bruto sicuramente è un uomo d'onore. Non parlo per confutare ciò che ha detto Bruto, ma sono qui per dire ciò che so. Tutti voi l'amavate un tempo, e con motivo. Che motivo vi trattiene ora dal piangerlo? Oh giudizio, tu sei fuggito verso le bestie più selvagge, e gli uomini hanno perso la loro ragione. Perdonatemi, il mio cuore è nella bara, lì, con Cesare. E devo fermarmi finché ritornerà indietro da me. Grandissima.